L'Italia prima di tutto, il buonsenso in Europa, e questo è lo slogan della Lega, ma anche di tutti i candidati in campo della Lega. Gli italiani, le famiglie in difficoltà hanno bisogno di urgenti risposte per un'Europa migliore e diversa, no? Poi lei sta anche girando nei vari territori, si sta rendendo conto di quali sono le situazioni. Sì, infatti io in giro per le 6 regioni che compongono questa legge del Sud sento l'esigenza di noi, insomma, abitanti di questo territorio, di rappresentare questo territorio in Europa. È arrivato il momento di ridare fiducia e di dare speranza insomma, affinché questo sviluppo e questo riappropriarsi della propria identità culturale, del difendere i propri prodotti, il proprio Made in Italy, aiutare l'agricoltura con i problemi, insomma, che sono noti a tutti, quindi il problema della xylella, insomma, evitare che l'Europa ci costringa con i suoi diktat e le sue burocrazie che sono lontani dai problemi della gente. Abbiamo bisogno di far sentire la nostra voce in Europa e quindi io sono qui per questo, mi impegnerò affinché possa essere il portavoce di questa rivoluzione del buonsenso di cui parla il progetto della Lega. Credo in questo progetto. Matteo Salvini ne è l'esempio. Da 11 mesi al governo abbiamo dimostrato che passiamo dalle parole ai fatti e il mio impegno sarà massimo nei confronti di questo territorio. Abbiamo forte bisogno di un referente che possa fare da tramite tra il nostro territorio e quindi quello di tutto il sud delle 6 regioni e in particolare del mio territorio al quale io sono molto affezionata e credo che sia arrivato il momento di riprenderci, insomma, quello che fa parte di questo territorio e quindi un'identità culturale, la difesa dei nostri prodotti, del Made in Italy. Non abbiamo nulla da invidiare a nessun'altra parte del mondo, anzi siamo veramente l'orgoglio di questo paese e quindi è arrivato il momento di chiedere un impegno a tutti affinché io possa rappresentare questo territorio in Europa. Credo che la gente sia ormai sensibile a queste problematiche. Lo sento perché ricevo l'affetto e la stima, non solo dei miei conterranei, ma anche quelli delle altre regioni, e quindi sono fiduciosa e ottimista e penso che insieme si possa veramente iniziare un percorso di rivalutazione di questo territorio e insomma, di rinascita. Sono sicura che con l'aiuto di tutti, insomma, voi io sarò all'altezza di questo compito. La Lega, punta anche sulle donne, lei è una donna, che apporto può portare in questo senso in Europa? La voce delle donne è importante, infatti io cerco di parlare alla pancia delle donne perché, come si suol dire, insomma, la donna ha una marcia in più, è più sensibile alle problematiche dei nostri figli. Io vi parlo da donna, da mamma soprattutto, e accolgo le istanze delle donne che mi chiedono di poter ridare la speranza ai nostri figli affinché rimangano qui nel nostro territorio e non siano costretti ad andare via, ad emigrare per cercare lavoro, ma anche solo per studiare, in quanto anche le nostre, insomma, le facoltà qui insomma, non sono all'altezza di quelle, insomma, del nord, comunque minimo sono costretti ad andare via. Quindi è questa l'importanza che io voglio dare a questo territorio, anche la possibilità di riacquisire anche insomma, in quanto alla formazione questa possibilità di non dover andare altrove. Spesso siamo anche di fronte a problemi di droga e insomma, di cattive compagnie. I nostri ragazzi ricadono in questo perché è il territorio che non offre altro. Quindi sento di dover dare a mia figlia innanzitutto e ai nostri figli e ai nostri nipoti la speranza e la possibilità di rimanere qui affinché possano vivere una vita migliore, un futuro migliore del presente attuale. Massimo Cannavacciuolo, candidato con la Lega, ha presentato oggi la sua candidatura qui a Brindisi anche. Da dove si parte per questa nuova Europa, ma soprattutto anche un nuovo Sud che ha bisogno di tanto tanto investimenti? Allora, prima di tutto si parte girando il sud. Sto facendo una campagna elettorale particolarissima. Sono 20 giorni che giro tutte le regioni del sud perché ne abbiamo 6. E tutte e 6 ho trovato con delle particolarità. Vediamo un attimo tutto il sistema sud, come possiamo metterlo in rete. Mi piacerebbe fare grandi cose. Adesso con calma, dopo vi dirò la situazione come sarà. Ecco, diciamo, Brindisi il Sud ha ulteriore bisogno di maggiori investimenti, questo, di occupazione, quindi credo che siano
no, il programma che la Lega sta portando avanti, perché vi è un alto tasso di disoccupazione a Brindisi nel sud, quindi bisogna andare in questa strada. Ma guardi, allora, qui bisogna fare dei ragionamenti. Adesso ci sono questa campagna elettorale, dobbiamo finire la campagna elettorale, poi bisogna mettere in mano, metteremo mano al partito in Puglia, perché è una cosa molto importante, anche perché è stato commissariato il segretario regionale, tutti quanti i provinciali. Noi dobbiamo strutturare il partito prima, e perché sennò non potremo fare poi quello che abbiamo in mente noi come Lega, anche perché abbiamo molte comunali in giro e abbiamo le regionali il prossimo anno. Questo è l'obiettivo, anche perché lavorare in Europa per poi far arrivare i fondi dei progetti, tutto quanto, nella regione, poi se queste regioni sono bloccate come sono in questo momento, perciò non avremo questa grande esplosione come io penso che si possa fare. Oggi la presentazione di due candidati della Lega qui a Brindisi, in un periodo non facile anche per la Lega, con il commissariamento di Garoppo, tante situazioni spiacevoli insomma all'interno del partito. Come si può avviare questo problema per fortificarsi poi all'europeo? Ma col problema la Lega vive come tutti i partiti di situazioni di evoluzioni. Andrea Garoppo è stato candidato alle europee, come tale diciamo era in atto una riorganizzazione statutaria della Lega, sono stati nominati con la nuova Lega Italia, diciamo, che è composta in maniera diversa a livello statutario, tre persone: uno è l'onorevole Teramo, che è commissario politico, Giovanni Di Biello, che è il socio fondatore, e l'onorevole Cusmaroli, che è il socio amministrativo della Lega. Da qui è nato un esecutivo dove facciamo parte tutti gli eletti, diciamo deputati, consiglieri regionali, che hanno delle funzioni specifiche in questo caso. Quindi non ci sono state rivoluzioni di nessuna natura, non ci sono stati azzeramenti, ma c'è stata una ricostruzione di un partito dalla testa ai piedi, che dovrà chiaramente, dato quel voto, poi riorganizzarsi su tutti i territori. Sono state conferite questi incarichi temporanei e provvisori agli eletti, come al mio collega Sasso a Bari, come al Giovanni Di Biello nella BAT, come sottoscritto per Lecce, Brindisi e Taranto, semplicemente per in maniera provvisoria riorganizzare il partito. Nulla di più e nulla di meno, non vive alcun disagio, anzi è più viva che mai. Abbiamo quattro candidati alle europee che concorrono in Puglia a fare un risultato eccellente sulla guida chiaramente di Matteo Salvini. Avremo in questa provincia Ostuni Matteo Salvini martedì, è già stato a Foggia l'altro ieri, lo avremo anche a Lecce lo stesso giorno e poi ancora a Bari, lo avremo a Gioia del Colle, quindi con un tour di due giorni e mezzo intensi che coprirà quasi tutta la Puglia e soprattutto i punti dove si andrà a votare, per dimostrare che la Puglia c'è all'interno della Lega. La Lega esiste in Puglia, sarà certamente il primo partito non solo a livello nazionale ma anche nella nostra regione. Quali saranno i punti di forza della Lega che porterà in Europa? Sicuramente, riguardanti il sud soprattutto. Sicuramente la sfida di Matteo Salvini, come voi sapete, è partita nella ricostruzione di un partito dal 2014 in poi, è diventato un partito nazionale con degli obiettivi specifici per diventare forza di governo nazionale. Ha portato avanti un programma, quel programma è stato diciamo tessuto con alcuni punti fondamentali nel contratto di governo, e quel contratto di governo, i punti salienti, cioè la sicurezza, le amministrazioni comunali che ritornano a vivere grazie anche allo sblocco di tanti fondi per riabilitare le realtà locali, ma la sicurezza, l'immigrazione, la flat tax, tutti i vari punti diciamo che sono stati già toccati fondamentali, sono semplicemente la partenza per arrivare all'approdo del 26 maggio a essere il partito determinante in Europa per cambiare le regole. In Italia ci vuole un partito che governi l'Europa, in questo caso Matteo Salvini la sfida l'ha rilanciata da 5 anni in maniera incessante, porterà risultato solo se gli italiani capiranno che il vero cambiamento ci sarà il 26 maggio con il voto alla Lega e ai candidati che vorranno votare.